intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Oggi è l'evento conclusivo di questo progetto che vi ha visto e ci ha visto impegnati per un anno scolastico. Il progetto Ciak alla Costituzione, che è stato promosso dalla Fondazione Roberto Franceschi con, diciamo, in partner, hanno avuto dei partner molto importanti che poi piano piano vi presenterò e che ringrazierò. I ringraziamenti li faccio subito, immediatamente, perché poi durante lo svolgimento della mattinata per caso possono sfuggire alcune cose. Intanto volevo spiegare perché abbiamo scelto, come fondazione, abbiamo promosso questo progetto sulla Costituzione. Non è un argomento per noi, diciamo, strano. La Fondazione Roberto Franceschi si è costituita nel 1996 e il primo libro che abbiamo pubblicato è stato proprio la Costituzione, con lo scopo di distribuirlo alle scuole in modo che ne facessero un uso, un utilizzo per approfondirla, per studiarla, per leggerla, per condividerla. 2 anni fa ne abbiamo ripubblicata un'altra edizione, che probabilmente è stato un mezzo di lavoro anche per voi, Costituzione in cui ogni articolo era commentato, dove c'erano anche alcune, diciamo, stralci di alcune sentenze della Corte Costituzionale, proprio voleva essere un mezzo di lavoro. E, è stato curato da Alessandro Basilico, che credo che alcuni di voi hanno avuto anche come relatore in un seminario, negli incontri di approfondimento. Libro che è stato stampato in circa 10.000 copie ed è stato distribuito gratuitamente alle scuole di Milano in questi due anni. Ma perché è importante la Costituzione? Perché è la base su cui tutti noi ci confrontiamo e costruiamo la nostra modalità di vivere come cittadini consapevoli. Vi racconto solo un piccolo episodio per dare il senso del valore della Costituzione. Un paio di anni fa c'è stato un evento sempre promosso dalla Fondazione presso la Bocconi. Noi ogni anno, da quasi 40 anni a questa parte, il 23 gennaio, giornata in cui Roberto Franceschi è stato ucciso dalla polizia davanti alla sua università, teniamo aperta quell'università, quell'aula, perché Roberto è stato ucciso proprio per affermare l'apertura della scuola e delle università a tutti. E quindi il nostro impegno è stato quello di tenerla aperta tutti gli anni, e tutti gli anni c'è questo incontro, che può essere un incontro musicale, un dibattito. 2 anni fa ci sono stati raccolti intorno a un tavolo 10 testimoni che erano figli o sorelle di alcune vittime della violenza degli anni 70 e degli anni 80. Quindi gente anche abbastanza giovane, alcuni figli, esattamente erano 8 figli e 2 sorelle. Alcuni figli hanno un ricordo molto vago dei propri padri o madri che sono morti durante quegli avvenimenti, altri invece si ricordano molto più facilmente, come c'era Nando Dalla Chiesa, che era grande adulto quando suo padre, il generale Dalla Chiesa, è stato ucciso dalla mafia. Oppure sorelle, come io sono sorella di Roberto, c'era Maria Iannucci, sorella di Iaio, che abbiamo invece avuto la fortuna di avere un rapporto, come dire, anche conflittuale, dialettico, chiamiamolo così, dialettico con i propri fratelli, come tutti quanti noi. E era stato chiesto a ognuno di loro di scegliere un articolo della Costituzione e attraverso questo articolo spiegare non solo la propria storia, quindi portare anche la storia del propria, diciamo, persona cara che è venuta a mancare, ma come attraverso un articolo
della Costituzione, quindi attraverso questi dettami, queste parole, ognuno di noi ha fatto una scelta della propria vita, una scelta di impegno, che può essere un impegno nel proprio lavoro, un impegno nel sociale. Intorno a quel tavolo erano sedute persone che provenivano anche da storie diverse. Erano sedute intorno a quel tavolo le figlie di Giuseppe Pinelli, che era stato ingiustamente accusato di una strage, la strage di Piazza Fontana, e che è morto in maniera oscura nei locali della Questura di Milano. C'era il figlio di Mario Calabresi, il figlio di Luigi Calabresi, che era il commissario che è stato ucciso, è stato accusato, no, di quella, come responsabile morale di quell'assassinio, ed è stato ucciso anche lui dopo alcuni anni da del tre killer, in cui poi attraverso un processo si sono stati identificati come persone legate a Lotta Continua. Erano seduti lì vicino. L'unica volta che erano stati seduti vicino era stata in occasione del 9 maggio, giornata dedicata alle vittime del terrorismo, in cui Napolitano ha, come dire, fatto stringere la mano a due persone che sono riferimenti di quegli anni, Licia Pinelli, vedova di Giuseppe Pinelli, Gemma Calabresi, la vedova di Luigi Calabresi, riconoscendo a Giuseppe Pinelli una verità che fino allora non era mai stata riconosciuta in maniera ufficiale. Ed erano seduti vicino a quel tavolo. C'erano Arnoldi, Giovanni Arnoldi, il cui padre agricoltore era quel pomeriggio del 12 dicembre nella banca dell'agricoltura ed è morto in seguito alla bomba di Piazza Fontana. C'era Nando Dalla Chiesa, c'era Alessandra Galli, figlia del giudice Guido Galli, ucciso da Prima Linea. Alfredo Bazzoli, sua mamma Giulietta, è stata una delle vittime di Piazza della Loggia. Umberto Ambrosoli, il cui padre Giorgio, avvocato, è stato ucciso da un sicario del banchiere Sindona, legato a vicende oscure di riciclaggio, paradisi fiscali, che facevano riferimento a partiti politici, alla Santa Sede, insomma qualcosa di non nuovo neanche per adesso. C'era Maria Iannucci, sorella di Iaio, che insieme a Fausto fu ucciso dai fascisti in via Mancinelli, vicino al centro sociale Leoncavallo. Benedetta Tobagi, cui padre Walter, giornalista, fu ucciso dalla Brigata 28 marzo, gruppo terrorista di estrema sinistra. C'ero io, sorella di Roberto. Ma l'elemento distintivo di quell'incontro è che intorno a quel tavolo c'erano schegge di storia provenienti da percorsi diversi, ma tutti quanti accomunati da un solo motivo, da un solo scopo: dare un senso alla propria storia, dare un senso alla propria vita, al proprio quotidiano, ma questo senso cercarlo, legarlo proprio alle parole che noi ritroviamo all'interno della nostra Carta Costituzionale. E perché vorrei finire con una parola, quello che ha scritto Hannah Arendt: vivere insieme nel mondo significa che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo posto tra quelli che vi siedono intorno. La Costituzione è questo grande tavolo simbolico intorno al quale ci sediamo tutti quanti insieme, in modo da disegnare tutti insieme, insieme con voi, un futuro diverso soprattutto per voi, un impegno importante, proprio tanto più importante in questo momento di grande crisi e di grandi cambiamenti. Ecco, questo è perché abbiamo voluto scegliere questo progetto, ci abbiamo creduto, e vi devo solamente ringraziare perché col vostro impegno, con la vostra serietà, avete portato anche a tre prodotti, chiamiamoli così, molto belli, che poi vedremo, visioneremo insieme, voi presenterete, ma che hanno colpito tutti quanti, che ci hanno commosso e
ma non solo commosso, ma è una spinta importante perché viene da voi. Quindi, prima di tutto un ringraziamento a tutti voi, a voi ragazzi che avete proprio, come dire, fatto proprie alcune parole, alcune linee. Voglio ringraziare le insegnanti del Boccioni, Ivone Rossi, Francesca Alparone, il tutor Francesca Marconi, l'assistente Paola Rota, che vi ha aiutato a realizzare questo tipo di spot. Del Cremona, la professoressa Luisa Riva, Daniela Rocchi, Luca Cusani, vostro tutor, e Rossella Reverdito. Gli insegnanti del Porta, Mariangela Garbini, Massimo Casati, Cristina Carrarese. Il tutor Giovanni Lucci e l'assistente Simona Bugani. Voglio ringraziare i relatori che vi hanno portato ad approfondire questi temi della Costituzione, prima di tutto Deborah Migliucci, che è qua e che porterà avanti la giornata, Alessandro Basinico, la docente che ha formato e che ha aiutato i docenti nel questo percorso anche informatico, che è Livia Petti. Vorrei ringraziare tutti quelli che sono seduti a questo tavolo. Vorrei ringraziare intanto Graziano Gorla della Camera del Lavoro, Roberto Cenati dell'AMPI, Pandora, che dovrei vedere chi è che viene. Vorrei ringraziare la professoressa Marilisa D'Amico, che farà una lectio magistralis sul tema della Costituzione, Lidia Franceschi, che è il presidente e che dà lo spirito di questa iniziativa. Ringrazio Elio De Capitani, che concluderà la serata e che ci ospita col suo teatro e la sua organizzazione in questa mattinata. Ringrazio il Comune di Milano, ringrazio la Fondazione Cariplo che ci ha permesso questo percorso, come l'Università Bicocca, la Regione Lombardia, l'AMPI e tutti quanti. Ringrazio soprattutto voi ragazzi e vi auguro buona mattinata.